Buon pomeriggio e bentornati all'appuntamento con l'informazione. Apriamo con la cronaca. È Vastese, l'operaio disperso nei pressi della piattaforma Eni al largo di Ancona. Le ricerche dell'uomo da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco proseguono senza sosta. Il servizio di Alfredo Primante. Ed è Vastese, l'operaio di 63 anni disperso nel grave incidente avvenuto 60 km al largo delle coste fra Pesaro ed Ancona sulla piattaforma Eni Barbara. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un uomo di San Salvo, EB le sue iniziali, che al momento dell'incidente alle 7.45 circa stava manovrando la gru per imbarcare un bombolone di azoto. A quel punto il mezzo si sarebbe staccato dalla struttura assieme alla cabina di comando, finendo così in mare ad una profondità di 30 metri. Da ore vanno avanti le ricerche dei sommozzatori che hanno individuato la gru ma che non sono riusciti ancora a localizzare il corpo dell'operaio disperso. Nell'incidente poi sono rimaste lievemente ferite altre due persone che non sono però in pericolo di vita. Nella caduta infatti la gru ha colpito il mezzo navale di supporto alle piattaforme ormeggiato alla struttura, ferendo le due persone a bordo dell'imbarcazione della Ravennate Bambini, poi elitrasportati all'ospedale Torrette di Ancona. Per le ricerche in mare dell'operaio abruzzese stanno operando tre sommozzatori dei vigili del fuoco di Ancona giunti sul posto dell'incidente con i mezzi della Capitaneria di Porto, oltre ai sommozzatori da Teramo per il cambio turno, assieme ad un elicottero HH-139 dell'Aeronautica Militare. Il PM della Procura di Ancona ha aperto un'inchiesta e ha inviato i tecnici della Guardia Costiera e dei vigili del fuoco per il sequestro della gru. Ed ora la politica. La lista abruzzese Piazza Grande con Nicola Zingaretti festeggia i risultati delle primarie del 3 marzo nella nostra regione, con l'affermazione dell'attuale presidente della regione Lazio, e parla delle prospettive in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Per noi Paolo Renzetti. Affermazione di Zingaretti è stata netta alle primarie, è una grande soddisfazione anche per quanti hanno votato Catena nella nostra regione, sono stati tanti. Sì, c'è stata una grande partecipazione, un risultato straordinario della lista Zingaretti anche qui in Abruzzo, in scia con il risultato nazionale. Siamo una delle regioni nel centro-sud dove il risultato di Zingaretti è stato più alto e un mandato forte e chiaro a cambiare a livello nazionale, ma a cambiare anche in Abruzzo, perché abbiamo bisogno di un nuovo PD per costruire un'alternativa di centrosinistra credibile, forte e unitaria sul modello che abbiamo realizzato anche qui in Abruzzo attorno alla candidatura di Giovanni Legnini. Bisogna cambiare, noi chiediamo con forza che si vada al più presto ad un congresso regionale, perché il Partito Democratico ha bisogno di un nuovo gruppo dirigente per affrontare anche le sfide impegnative di Pescara, Montesilvano e delle altre realtà importanti in cui andremo al voto insieme con le elezioni europee. Lei un po' anticipato la mia domanda, ci saranno le amministrative fra un paio di mesi, insomma è partito già il toto candidature, però c'è ancora un po' di confusione, tanti nomi sui taccuini. Noi chiediamo che ci sia una gestione unitaria che tenga conto che c'è stato un congresso che ha espresso una nuova maggioranza politica qui in Abruzzo, quindi bisogna che questa maggioranza sia coinvolta ovviamente nelle decisioni, non facendo finta che tutto è come prima. Insieme dobbiamo gestire le candidature a sindaco. Il nostro punto che poniamo è quello che ci sia una coalizione ampia di centrosinistra e all'interno di questa coalizione scegliere in modo partecipato, coinvolgendo i cittadini, i candidati a sindaco che sono in grado di costruire l'unità così come ha fatto Giovanni Legnini a livello regionale. È stato raggiunto l'accordo nel corso del vertice di questa mattina tra le forze politiche di centrodestra per la composizione della nuova giunta regionale. È stato dato mandato al presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, di definire nomi e deleghe che verranno resi pubblici in una prossima comunicazione. Alla Lega spetteranno 4 assessorati e la vicepresidenza della giunta, un assessorato a Forza Italia che avrà anche la presidenza del Consiglio regionale e il sottosegretario alla presidenza. Un assessorato a Fratelli d'Italia. Ed ora andiamo a Teramo, dove il Ministero dei Beni Culturali ha confermato al sindaco Gianguido D'Alberto l'erogazione di 1.500.000 euro per il recupero del Teatro Romano. Il Ministero ha però posto all'amministrazione comunale la condizione di realizzare il progetto in tempi brevissimi, altrimenti addio ai finanziamenti. Per noi Tania Bonici Castelli.
Il Teatro Romano di Teramo tornerà a vivere con 600 posti fruibili per eventi e spettacoli, come prevede il progetto dello studio palermitano di architettura Bellomo. Il Ministero dei Beni Culturali ha confermato lo stanziamento complessivo di 1.500.000 euro, 700 dei quali immediatamente erogabili per l'intervento di recupero di cui si parla da ormai 20 anni. Ottime le notizie dunque, quelle che il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto riferisce dopo l'incontro romano fatto con i tecnici ministeriali. Sembrerebbe una storia a lieto fine, ma c'è un però. Il Ministero impone infatti un limite di tempo per eseguire i lavori, oltre il quale i fondi saranno annullati. Insomma, lo Stato vuole la garanzia che l'intervento venga realizzato in tempi brevissimi, altrimenti addio finanziamenti. E allora quale sarà da oggi in poi il cronoprogramma di questa opera infinita? La prima scadenza che l'amministrazione comunale dovrà rispettare sarà quella dell'approvazione del progetto preliminare di recupero in consiglio comunale, prevista entro il mese di marzo. In quell'occasione saranno approvate anche alcune varianti avanzate dalla sovrintendenza e dai cittadini. A quel punto i progettisti avranno 2 mesi di tempo per apportare le modifiche e rimettere al comune il progetto definitivo. L'iter si concluderà con l'ultimo voto favorevole dell'assise consiliare, che dovrà anche decidere sulla variante urbanistica che implica l'abbattimento dei palazzi ad Amoli e Salvoni con i relativi espropri. A quel punto arriveranno anche i fondi aggiuntivi stanziati dalla Regione Abruzzo e dalla Fondazione Tercas. Per i primi mesi del 2020 l'iter burocratico dovrà essere concluso per procedere ai lavori di recupero. Questo, avverte il sindaco D'Alberto, per il Teatro Romano di Teramo è proprio l'ultimo treno. Trovato l'accordo sul Monte Ore tra i lavoratori dell'azienda Brioni e il gruppo Kering, proprietario del marchio della moda italiana. Si passerà dalle 32 ore del precedente accordo firmato 2016 alle 34 ore votate lunedì dalle maestranze. Il servizio di Vestina News. È stato votato nella giornata di lunedì presso i 3 stabilimenti della Roman Style di Penne l'accordo sull'aumento delle ore per quanto riguarda i dipendenti dell'azienda che fa fede al marchio del lusso della moda Brioni. L'accordo, votato con esito positivo da 639 dipendenti, quasi l'83% sul 90% dei lavoratori che si è recato a votare, prevede un aumento delle ore di lavoro da 32 a 34 per i contratti full time e da 16 a 18 ore per i lavoratori part time. Oltre l'accordo sul Monte Ore, la votazione prevedeva anche una modifica per quanto riguarda l'orario di lavoro, con la maggior parte delle maestranze che hanno scelto l'orario che va dalle 7 del mattino fino alle 13.58, dal lunedì al venerdì, per 40 settimane l'anno, e dal 3.12 con lo stesso orario, aggiungendo però il sabato lavorativo. Questo orario sarà uguale per i 3 stabilimenti dell'area Vestina. Non ci saranno rientri pomeridiani, a meno di avviso, e saranno di 3 ore e 15 minuti durante la settimana, per un massimo di 45 ore e mezza settimanali. L'accordo adesso dovrà essere ratificato ed entrerà in vigore già il prossimo 1° di aprile e andrà a sostituire in toto quello siglato ormai 3 anni fa. Molto soddisfatte le organizzazioni sindacali, da Dazio della CISL, Perseo della Filtem CGL e Piersante della UIL, che hanno applaudito l'ennesima esercitazione di democrazia dei dipendenti dei 3 poli della Roman Style. Per quanto riguarda l'orario di lavoro, commentano le sigle, speriamo che l'azienda conceda la possibilità a chi dovrà cambiare orario di organizzarsi e di venire incontro a questa esigenza dei lavoratori. Questo accordo è dunque l'ennesima prova di forza dei dipendenti, che credono ancora in un brand che negli anni ha dato lustro a Penne e all'intera area Vestina nel mondo e che possa finalmente, dopo anni bui, tornare ai fasti dei tempi migliori. Andiamo all'Aquila, dove il comune si riprende il terminal di Collemaggio, ma Confcommercio non ci sta e chiede un incontro urgente al sindaco Biondi. Il servizio di Daniela Rosone. Il comune dell'Aquila si riprende il terminal di Collemaggio e l'assessore alla mobilità e trasporti Carla Mannetti in conferenza stampa ha spiegato i motivi, una decisione che era già nell'aria. La giunta ha approvato la delibera però ora con cui si autorizza il settore avvocatura dell'ente ad attivarsi per procedere alla risoluzione del contratto con la società mobilità e parcheggi, la MP, che gestisce il megaparcheggio e l'annesso terminal bus di Collemaggio Lorenzo Natali. Dopo mesi di incontri, riunioni e proposte a cui non è stato dato riscontro da parte dell'azienda, si legge in una nota, è arrivato il momento
momento di procedere con un atto propedeutico alla restituzione alla collettività aquilana di una struttura decisiva per la definizione degli assetti legati alla mobilità e alla rivitalizzazione del centro storico, ha detto l'assessore Mannetti. A fine 2017 è stato costituito il gruppo di lavoro incaricato dal Comune di effettuare la ricognizione sulla concessione, il rispetto delle norme contenute nel contratto di affidamento, verificare i lavori effettuati nel terminal e lo stato di manutenzione dello stesso. All'esito delle verifiche, ha spiegato l'assessore, è emerso un debito dell'MP nei confronti del Comune di circa 1,5 milioni di euro per tasse e tributi non versati e mancati introiti per le soste all'interno del megaparcheggio. È stato più volte detto, e lo ribadisco, ha detto ancora la Mannetti, che non è intenzione di questa maggioranza ripristinare i parcheggi a pagamento in centro. Comprendendo le esigenze dell'azienda, però, sono state formulate diverse proposte di istituzione delle strisce blu in alcune zone della città, ricevendo in cambio solo dinieghi e un incomprensibile atteggiamento di chiusura. A fronte di questa condotta, non più accettabile, per intervenire nel più breve tempo possibile per ripristinare il collegamento dell'autostazione con Piazza Duomo, non restava altra strada che risolvere il contratto di affidamento del terminal. Il terminal, da oggi, sarà gestito temporaneamente dall'AMA, ha detto l'assessore Mannetti. Però già ci sono state diverse reazioni a questa decisione, su tutte quella della Confcommercio, che ha chiesto un incontro urgente con il sindaco. La revoca della concessione della gestione del terminal e del sistema dei parcheggi cittadini deliberata dalla Giunta è un atto unilaterale, a nostro avviso, irrituale e denso di perplessità dal punto di vista amministrativo, e ancora perché crea al momento gravi danni ad un'impresa aquilana che, nonostante le limitazioni oggettive di operatività conseguenti al terremoto, ha ben operato in questi lunghissimi e complessi ultimi 10 anni. Ad affermarle in una nota è appunto la Confcommercio, con Donatelli e Cioni, all'indomani della notizia dell'approvazione della delibera di giunta con cui si autorizza la risoluzione del contratto con la MP. Terminata la posa in opera della nuova pavimentazione di Corso Trento e Trieste a Lanciano. Nei prossimi giorni sarà smantellato il cantiere. Vediamo. È terminata a Lanciano la posa della nuova pavimentazione di Corso Trento e Trieste. L'ultima fascia di circa 1,90 m fino alla soglia dell'ex ippodromo Villa delle Rose non era larga abbastanza per un modulo di disegno a mo' di presentosa destrutturata. È stato quindi deciso di completare il tappeto con le mattonelle di colore grigio che segnano i bordi laterali del nuovo corso. Gli operai della Edilizia e Strade Serrelle di Campobasso, alle prese con gli ultimi stucchi, si preparano a smobilitare il cantiere dopo 13 mesi di lavori, che hanno visto due pause. Una prima interruzione, più lunga del previsto, si è registrata in estate a causa del dissesto idrogeologico nella parte bassa del corso, con l'amministrazione comunale impegnata ai lavori d'urgenza per diverse settimane. L'altra pausa si è avuta per le feste di Natale, come concordato con i commercianti. Il progetto prevedeva la nuova pavimentazione per tutta la lunghezza del corso, pari a 506 metri e 5.600 metri quadrati di superficie ingresso porcellanato, ma il dissesto improvviso di agosto scorso ha impedito la realizzazione dell'ultimo tratto di circa 100 metri verso Piazza Plebiscito. L'area resterà ancora sotto osservazione tecnica, con un monitoraggio che durerà mesi, poi si vedrà. Nell'attesa, l'attraversamento di via Luigi De Crecchio, riaperta al traffico a metà gennaio, si presenta scheggiato in più punti. Sui listoni in pietra di apricena che segnano le canaline di scolo a bordo della nuova pavimentazione si intravedono dei buchi. Mentre il gres resiste al peso dei mezzi in transito, automobili e pullman, non sembra che il delicato materiale calcareo pugliese possa reggere a lungo. In occasione del Carnevale, nel punto Coldiretti di Chieti, gli agri-chef mostrano come realizzare i dolci della tradizione con prodotti rigorosamente locali attraverso laboratori di cucina. Vediamo. Cosa ha organizzato Campagna Amica in occasione del Carnevale? È già da una settimana che in tutti quanti i mercati di Campagna Amica, in particolare quelli dell'Abruzzo, gli agri-chef, cioè quei contadini che nei fine settimana potete incontrare nei nostri agriturismi, stanno facendo delle dimostrazioni e stanno cucinando dei dolci e delle pietanze rispetto alla tradizione del Carnevale. Quali sono le ricette che state preparando? Allora, sicuramente nella tradizione i ravioli. I ravioli è un classico piatto del giorno di Carnevale, che la facciamo nella maniera tradizionale con la ricotta e il formaggio, o con gli spinaci e la ricotta, o con la carne. E poi ci sono tutta la carrellata di dolci. Qual è la ricetta delle chiacchiere? Allora, è molto semplice, una ricetta fatta senza una dose ben precisa. Un uovo, un cucchiaio di zucchero, un cucchiaio d'olio e si impasta con la farina di cui ha bisogno per solidificare il panetto. Poi viene steso e tagliato e fritto con olio extravergine d'oliva.
Al Teatro Comunale di Atri è andato in scena il penitente di David Mamet, una tragedia moderna che racconta un dilemma morale ai tempi dei processi mediatici. La stampa, i giornalisti, i nuovi sacerdoti della comunicazione. Hanno scritto di te in modo così spregevole. Sono soltanto uno dei tanti nella loro lista, perché no? Perché l'hanno pubblicato? Perché è una notizia tossica, una notizia denigratoria. Sembra che ce l'abbiano con te. Perché non ti sembra sia così? Perché dovrebbero? È la natura umana. Cosa? Diventare cattivi quando si ha paura. È saggezza questa? Credo di sì. Perché Richard vuole parlare? Immagino si tratti di degli aspetti legali di tutta la faccenda. Che riguardano una dichiarazione. Quale dichiarazione? Non lo so, quali sono questi aspetti legali? Ma l'hai letto? E per quello che hai scritto? Ma io non l'ho mai scritto. Non hai mai scritto quello che hanno detto? Ma certo che no. Quali sono le implicazioni e le conseguenze del conflitto fra l'esercizio della libertà di stampa e il possibile abuso da parte di coloro che fanno comunicazione nella nostra società? E questo è il dilemma morale che presenta il penitente, nuovissimo testo per il teatro del premio Pulitzer David Mamet, tradotto, interpretato e diretto da Luca Barbareschi. L'attore ha calcato assieme a Lunetta Savino il palco del Comunale di Atri, tutto esaurito per lo spettacolo. Che tipo di impegno è stato analizzare e studiare un autore come Mamet? Enorme, è un testo molto, per usare un termine ebraico, visto che raccontiamo di un autore ebreo, di un traduttore ebreo, di un attore ebreo, di un testo. È un testo molto talmudico, ogni parola va studiata, va calibrata, perché Mamet scrive sempre contemporaneamente due testi, le parole che leggi e il sottotesto. In questo caso il sottotesto è fondamentale. Che rapporto ha con l'Abruzzo, visto che ha devoluto gli incassi dei primi due spettacoli ai terremotati? Beh, sono molto orgoglioso, uno, di averlo fatto, perché molti politici, anche che hanno tolto soldi all'Elisio dicendo che li davano ai terremotati, e i terremotati non sono mai arrivati, per cui mi piacerebbe ricordare, che gli abruzzesi ricordassero a quella senatrice, vicepresidente del Senato, che ha detto non do i soldi all'Eliseo perché li do ai terremotati, se li sono messi in qualche altro capitolo di spesa, perché in Abruzzo non sono mai arrivati. Io nel mio piccolo, due incassi dell'Eliseo sono arrivati qui, li abbiamo dati, è un rapporto che ho effettivamente, perché Lalli Persiani era una persona che lavorava con me, un abruzzese, e mi ha fatto imparare ad amare l'Abruzzo quando me lo raccontava, quando me lo faceva vedere, quando sono venuto tante volte all'Aquila, a Teramo, in tante occasioni di spettacolo. Lanciano ha una reliquia di Sant'Antonio di Padova, cerimonia di accoglienza officiata dal cardinale Edoardo Menichelli. Una grande devozione per Sant'Antonio di Padova e un incontro inatteso con un frate del santuario. Così nacque l'iniziativa che ha portato a Lanciano una reliquia del predicatore portoghese protettore dei poveri. Con la cerimonia religiosa officiata dal cardinale Edoardo Menichelli, arcivescovo emerito di Chietivasto, la reliquia è stata accolta in città e resterà in esposizione permanente nel convento dedicato al santo, in custodia dei frati francescani. Una gioia per tutti noi, commenta padre Francesco. L'iniziativa è cominciata grazie a un frate del santuario che è passato per Lanciano, del santuario di Padova, che ci ha proposto di chiedere questa reliquia per la nostra parrocchia, vedendo anche la grande devozione che c'è qui a Lanciano per il santo padovano. E in maniera molto silenziosa, senza far sapere niente a nessuno, abbiamo fatto domanda ai frati di Padova di ricevere una reliquia in dono. E nel mese di ottobre è stata accordata questa nostra richiesta ed iniziata quindi tutta la macchina organizzativa con l'annuncio che è stato fatto ad una messa domenicale, e abbiamo visto che già in quella domenica c'era stato una grande gioia da parte dei parrocchiani e anche della gente che dalle contrade e dalle altre parrocchie viene qui alla parrocchia Sant'Antonio, che è vista anche come un santuario antoniano. È un pezzetto di Antonio, come si vede è un piccolo frammento della massa del corpo di Antonio. Apriamo la pagina sportiva con la Serie B. Ripresa odierna degli allenamenti per il Pescara, che prepara il match di sabato prossimo in casa del Cittadella. Pillon dovrà fronteggiare diverse assenze, tra queste quella di Marras, che potrebbe convincere il tecnico biancazzurro a modificare nuovamente il modulo. La partita del Tombolato può rappresentare una ulteriore svolta per il campionato del Delfino. Il servizio di Andrea Costantini.
3 punti per cominciare a sognare in grande. Al tombolato di Cittadella il Pescara potrà regalarsi una vittoria che potrà somigliare ad una ulteriore svolta di questo campionato. Per niente facile, ci mancherebbe, contro una compagine che dopo un passaggio a vuoto ha dato chiari segnali di ripresa, segnando 4 reti a Lecce e andando a espugnare il campo della capolista Brescia. Risultati che hanno permesso all'11 di Venturato di riportarsi a un punto dai playoff. Senza dimenticare che all'andata fu proprio il Cittadella a imporre il primo stop in campionato alle Delfino. Partita molto difficile dunque, ma il Pescara esce dalla 27esima giornata con una posizione riguadagnata, la terza, a discapito del Benevento, sconfitto a Livorno, e ad un punto dal secondo posto, a 3 dalla vetta. Anche il Pescara ha avuto il suo passaggio a vuoto a inizio girone di ritorno, ma ora ha vinto 3 delle ultime 4 partite. In queste 3 vittorie Fiorillo, grazie anche ad alcune sue parate monster, non ha incassato gol, e per come sono andate le cose, un eventuale punto strappato a Benevento avrebbe avuto al momento un peso specifico elevatissimo. Insomma, il Pescara tosto e concreto in salsa Pillon non entusiasmerà i palati più raffinati, ma può far sognare, specie in caso di blitz al tombolato. Da oggi il tecnico di Preganziol, che ci terrà a fare bella figura nella sua terra d'origine, comincia a preparare l'appuntamento, dovendo fare i conti con le assenze certe di Canute e Brugman infortunati e di Marras squalificato, e dovendo valutare le condizioni di Balzano, fermatosi per un problema ai flessori nella rifinitura di sabato scorso. Se la conferma di Bruno è scontata, la defezione di Marras apre tanti interrogativi che lo stesso Pillon ha messo sul piatto già nel dopopartita con lo Spezia. Ma adesso vediamo, ho una settimana di tempo per lavorarci su, in mente, in testa ho già qualcosa, però devo valutare bene, perché bisogna provare anche dei giocatori in quel ruolo lì. Vediamo, farò le mie considerazioni. Potremmo anche ritornare al 4-3-3, potremmo fare 4-3-1-2. È una situazione che devo studiare attentamente, cercando di sbagliare il meno possibile. Non si può escludere neanche il 3-5-2. Insomma, 3 moduli diversi al vaglio di Pillon, che se dovesse propendere per la conferma del 4-3-1-2 dovrebbe poi scegliere il sostituto di Marras. In prima fila Del Sole e Sottil, ma non si possono escludere anche Capone, Antonucci o addirittura Melegoni, anche se quest'ultima soluzione toglierebbe alternative in corsa al pacchetto mediano. Sul fronte Cittadella invece mancheranno il difensore Frare e il centrocampista Settembrini per squalifica. Tornerà il centrale Drudi, mentre saranno da valutare le condizioni di Ghiringhelli e Pasa. Per i tifosi del Delfino che vorranno andare in trasferta, sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita fino alle ore 19 di venerdì prossimo al costo di 14 euro. Scendiamo in Serie C. Oggi torna al lavoro il Teramo in preparazione del prossimo impegno di campionato in trasferta contro l'Albino Leffe. Nel frattempo il portiere Gomis e il centrocampista Proietti tornano sulla sconfitta con la Fermana. Purtroppo questo risultato ci ha un po' penalizzato per il tipo di gara che abbiamo affrontato, però si va avanti, abbiamo altre partite davanti. Purtroppo sì, hanno fatto il loro gioco che, come la vedo io nella mia filosofia di calcio, non è il calcio che mi piace a me, perché è stato un calcio dove si è giocato 20 minuti nel primo tempo, perché tra palle buttate, tempi persi, metri rubati, è stata una partita poca da parte loro. Noi abbiamo espresso tanto, creato tanto, purtroppo non abbiamo concluso quello che abbiamo creato. Psicologicamente è impossibile che cadiamo, perché abbiamo la consapevolezza dei nostri mezzi, perché abbiamo fatto una gara importante, a parte il risultato, ma è stata una gara di personalità, perché il controllo del gioco era nelle nostre mani, uscivamo palla al piede, palla a terra, loro buttavano la palla avanti e correvano, quindi psicologicamente secondo me siamo sereni e pensiamo al nostro obiettivo, che è la salvezza, non possiamo avere cali. Oggi volevamo dare un po' di continuità, volevamo vincere una partita importante anche per toglierci un po' dalle zone calde, e purtroppo però, come hai detto tu, non ci siamo riusciti. Il dato di fatto è che volevamo vincere, ci tenevamo a vincere, abbiamo provato a fare quello che ci eravamo messi in testa di fare, ma non si è riusciti. Non è stata una partita sporca o brutta, cioè è stata, non so se si può definire una partita, cioè io direi, per usare parole consone a un'intervista, antisportiva, ecco, un modo di interpretare una partita antisportiva, perché è iniziato dal primo minuto del primo tempo. Penso che avremmo giocato 25 minuti a tempo su 90, sono pochi, e loro hanno deciso di fare così, e c'è qualcuno che gliel'ha permesso,
Noi a tratti siamo andati un po' dietro loro, però vi posso assicurare che non è facile rimanere lucidi e non innervosirsi con certi tipi di atteggiamenti. Siamo stati anche abbastanza bravi a cercare di giocare. E rispetto ad altre partite comunque abbiamo creato 5-6 palle gol abbastanza pulite anche e non si è riusciti a fare gol. La differenza penso sia stata quella, perché abbiamo preso 3 tiri in porta, penso. Uno prima del gol, il gol è un'altra occasione su un mezzo rimpallo. Nient'altro. Loro hanno fatto 3 tiri, un gol. Noi ne abbiamo fatti di più e non abbiamo fatto gol. La differenza poi si riduce lì. In Serie D è ufficiale l'arrivo di Aldo Papagni sulla panchina della Vastese, il 62enne tecnico pugliese, il terzo allenatore della travagliata stagione aragonese, dopo Ottavio Palladini e Fabio Montani, esonerato domenica pomeriggio dopo la sconfitta interna nel derby col Pineto. Papagni in mattinata ha posto la sua firma sul contratto con la società del presidente Franco Bolami. Per lui si tratta di un ritorno a distanza di anni in Abruzzo, visto che nell'ultima parte della stagione 2011-2012 prese il posto di Marco Ianni sulla panchina dell'Aquila. Con il campionato fermo, visto che sta per partire il torneo di Viareggio, Papagni avrà 2 settimane per conoscere la sua nuova squadra e prepararla al prossimo impegno in trasferta al nuovo Romagnoli contro il Campobasso. L'aquilano Paolo Aquilio rappresenterà l'Italia ai giochi mondiali Special Olympics di Abu Dhabi. Vediamo. L'aquilano Paolo Aquilio, atleta Special Olympics, parteciperà ai mondiali di pallacanestro con la nazionale italiana. La città che ospiterà i mondiali è Abu Dhabi, dal 24 al 21 marzo. A partecipare saranno oltre 7.000 atleti provenienti da tutto il mondo e saranno impegnati in 24 discipline sportive differenti. Paolo è stato scelto tra i tanti atleti di tutta Italia non solo per le sue potenzialità tecniche, ma anche per il percorso di autonomia che ha realizzato in questi anni, per la crescita del team e dei familiari che stanno apprendendo la filosofia di Special Olympics. Questa manifestazione, la più grande in termini sportivi e umanitari del 2019, ha lanciato una campagna di raccolta fondi Adotta un campione, con l'obiettivo di coprire le spese della trasferta degli atleti italiani all'evento. Grande è la soddisfazione di Guido Crecchi, direttore regionale Special Olympics, e di tutti coloro che hanno sempre sostenuto il centrista aquilano, che da tanti anni si è contraddistinto per gli ottimi traguardi raggiunti. Non sembrava che dovesse arrivare mai questo giorno, perché è un anno che ci stiamo preparando per questo evento e quindi arrivare a ridosso della sua partenza. Fra 2-3 giorni lui, Paolo, partirà per i mondiali di Abu Dhabi. Per noi è un sogno che si avvera e essere poi ricevuti qui alla casa del sindaco, alla casa di noi cittadini aquilani, è ancora una testimonianza che questo percorso di Special Olympics è un percorso che è un percorso che si può replicare in tutte le realtà sportive ed è quello che noi vogliamo. È un appello che io faccio, che tutte le società sportive si aprino alla disabilità, si aprino al programma Special Olympics. E quindi grazie Paolo per darci questa opportunità, perché grazie a lui si parla di sport e disabilità e quindi come lo sport può aiutare le persone disabili. E Paolo è la testimonianza. Paolo, sei pronto a questa partenza per Abu Dhabi? Sono cordiale che parlo, perché così metterò tutte le mie forze per vincere con le medaglie d'oro. Già parliamo di medaglie d'oro. Medaglie d'oro e anche gli altri, ecco, poi come gruppo della Petrolippese, perché per me quando ero bambino, quando partivo, poi credo. Quando ero, ecco, età, e poi quando ho botto della Petrolippese in Matteta, dico porta a vincere, ma non si può dettare tutte le mie forze. Anche per questa edizione è tutto, vi ricordo che potrete rivedere i nostri servizi sul sito internet www.tv6.it. Buon proseguimento di giornata.